Quella iniziata oggi è la settimana che porterà l'esordio di campionato di sabato sera con il Trapani allo Stadio Adriatico, ma anche quella in cui il Delfino cercherà di piazzare gli ultimi colpi di mercato in entrata. E su questo versante, dopo aver riposto le speranze di portare in riva all'Adriatico Marcel Bukel, la società biancazzurra punta su un altro ex allievo di Marco Baroni a Lanciano. Si tratta del centrocampista Federico Casarini del Bologna, ma l'anno scorso grande protagonista in terra frentana. La trattativa non si presenta facile, ma il Pescara è pronto a provarci. Per la difesa nelle prossime ore si chiuderà per Zampano in prestito dal Verona. Sul difensore centrale ci sarà invece da lavorare con Felice Piccolo, che però ha richieste dalla Serie A romena. Io so che la costruzione della squadra è lunga, c'è da lavorare tanto. Io ho le idee chiare, so cosa dobbiamo fare e cosa possiamo fare. Però questa è una settimana importante. E questa settimana dobbiamo star vicini, il presidente deve star vicino a me, perché c'è da mettere dentro qualcosa, fidatevi. E lo sappiamo tutti, e cercheremo di fare quello che dobbiamo fare. In questo momento non voglio parlare di... sarebbe ingeneroso verso questi ragazzi che oggi hanno dato tutto, e quindi non voglio parlare, non voglio far nomi, non voglio parlare di quello che vi ho già detto. Io ho fatto una premessa questa settimana, che non è un fatto di pressione, ma è un fatto di andare a sistemare quelle cose che erano previste da un po' di tempo. E intanto Maniero, match winner nella sfida con il Chievo, chiede risposte alla società sul rinnovo del contratto. Le sue dichiarazioni non sono però piaciute all'amministratore delegato del Pescara Danilo Iannascoli, che non esclude provvedimenti disciplinari nei confronti dell'attaccante. Io perché sono in scadenza qui e non lo so, io voglio rimanere a Pescara, lo sanno tutti. Non sento la fiducia della società, ecco questo, tanta fiducia da parte dell'allenatore, che mi stima tantissimo e mi sta dando tantissima fiducia, io cerco di ripagare il migliore dei modi. Ho parlato col mister e ho detto che ha la mia piena disponibilità, qualsiasi cosa ha bisogno io mi metto a disposizione, se decide che devo andare via vado via senza problemi. Però fino ad oggi mi ha detto sempre che mi stima tantissimo e che vuole puntare su di me. Io cerco di dare sempre il massimo. Spero di essere attaccante giusto per il modulo di Barò. Io sto bene qua, l'ho detto diverse volte. Anche in scadenza non ci sarebbe problema. Però è più un fatto, non so, personale, perché comunque l'anno scorso ho fatto la mia migliore annata e mi aspettavo qualcosina di più da parte. Però bisogna vedere la società cosa ha in mente, cosa vuole. Ha bisogno di prendere altri attaccanti, non lo so. Io voglio rimanere qua e l'ho dimostrato e l'ho detto a tutti quanti.